Fedez ammette la sua incoerenza, ecco perché è andato a Dubai anche se aveva promesso di non farlo. Fedez si guadagna un bel tapiro d'oro di Striscia. A Valerio Staffelli, che glielo rifila a Milano. Spiega perché è andato a Dubai, anche se aveva promesso precedentemente di non farlo mai più. In una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, il rapper 33enne aveva definito la località degli Emirati Arabi Uniti una Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto. Federico Lucia ammette senza alcun problema la sua incoerenza e rivela il perché è volato lì con Chiara Ferragni e i due figli, Leone, 5 anni, e Vittoria, 2. Federico Lucia non rimane spiazzato. Pacatamente risponde. Staffelli gli domanda, come mai Dubai? Visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo. Fedez ribatte e dice la sua, ho molto da farmi perdonare. A tutti voi vorrei ricordare la complessità di vivere in un matrimonio dove tua moglie vuole andare in un posto. Punto. Però no dai, non è semplicemente quello. L'inviato del TG satirico insiste, l'artista rivela, i genitori dei migliori amici di mio figlio volevano andare lì. Poi ci sono dei nostri cari amici che non vedevamo da tempo, loro vivono lì. A proposito della sua mancanza di coerenza, Fedez infine ammette, premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù. Staffelli gli chiede pure della presunta crisi con la Ferragni, nelle foto della vacanza insieme non vi stringete mai. Fedez ironico ribatte, allora vorrà dire che ci stringeremo di più. L'ultima domanda riguarda Luis Sal. Con cui pareva inseparabile e che ora è scomparso dai radar, i due non conducono più insieme Muschio Selvaggio. A causa dei miei problemi di salute c'è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone, dice il cantante. E conclude, se abbiamo litigato? Al momento no.